Si tratta dei bandi emanati dal Ministero delle Pari Opportunità, dal Dipartimento per le Pari Opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul Fondo Nazionale Lotta alla Tratta, quindi per presentare progetti volti alla realizzazione di interventi di sostegno, prima assistenza, integrazione sociale per le vittime di tratta. Nel caso specifico sono due i bandi, perché sono due diversi articoli di legge, due diverse leggi. E una si riferisce al testo unico per l'immigrazione, prevede l'istituzione di percorsi di protezione sociale per le vittime di tratta, l'altro percorsi di prima assistenza, quindi con durate e modalità diverse, e fanno riferimento a una legge specifica contro la tratta di persone. Allora, il fenomeno innanzitutto non ha dei dati quantitativi, è un fenomeno per sua definizione sommerso e poco sondabile. Esistono delle stime a livello internazionale, esistono delle stime che parlano di circa 2 milioni e mezzo di persone che ogni anno sono vittime di tratta. E in Italia non esiste niente di tutto ciò, i dati a cui possiamo fare riferimento. E facciamo riferimento alla regione Emilia-Romagna, nello specifico sono i dati delle persone accolte in questi progetti che sono finanziati appunto dal Fondo Nazionale Lotta alla Tratta. E ovviamente questo non significa avere uno sguardo sul fenomeno, significa avere uno sguardo sulle persone che escono da dei circuiti di sfruttamento e entrano dentro dei percorsi di protezione sociale. Mediamente ogni anno in regione vengono accolte circa 230-250 persone nuove, e mentre la presenza di persone all'interno di questi percorsi di protezione è circa il doppio, perché comunque la durata è normalmente attorno ai 18 mesi. Se ne parla poco per vari motivi. Dicevo prima, è un fenomeno sicuramente poco sommerso per definizione, ma se ne parla poco anche per altre ragioni. Un po' perché il tema della riduzione in schiavitù evoca delle cose che noi percepiamo come lontane, no? Lo schiavismo, le storie, diciamo, di altri tempi, e poi anche perché ne sono protagonisti soggetti che per loro natura, per loro status, sono sostanzialmente vittime di pregiudizi, perché stiamo parlando di prostitute, di mendicanti, di accattoni, di persone magari in stato di irregolarità, in stato di vulnerabilità. Anche questo crediamo che contribuisca a far sì che se ne parli poco. Anche qui posso riferirmi all'esperienza dell'Emilia-Romagna. Le vittime della tratta in Emilia-Romagna, cioè le persone che entrano all'interno dei percorsi di protezione, sono, per quello che riguarda lo sfruttamento in ambito prostitutivo, sono donne di origine nigeriana o dell'Est Europa, e in particolare della Romania. Per quello che riguarda lo sfruttamento lavorativo, sono prevalentemente uomini provenienti dal Nord Africa, dai paesi del Maghreb e dall'Est Europa. Per quello che riguarda le forme di grave sfruttamento nel badantato, sono donne dell'Est Europa, e per quello che riguarda ancora la prostituzione, c'è anche in crescita il fenomeno di transessuali provenienti dal Brasile. Queste sono le tipologie prevalenti. La regione appunto coordina un sistema di interventi che si articola in varie iniziative, in varie attività. Fra questi c'è il tema appunto della lotta alla tratta, quindi fornire dei percorsi di protezione sociale alle persone che decidono di uscire da questi circuiti di sfruttamento. Poi c'è tutto un lavoro si chiama proattivo, sostanzialmente volto a far emergere questi fenomeni, a contattare queste persone. Mi riferisco per esempio all'attività delle unità mobili di strada, che appunto fanno prevenzione sociosanitaria, ma contattano le persone che si prostituiscono o sono vittime di organizzazioni criminali e vengono prostituite su strada. Mi riferisco a un progetto specifico sulla prostituzione al chiuso, che è un fenomeno emergente, o non so, tutta l'attività con le direzioni del lavoro proprio per far emergere il tema dello sfruttamento lavorativo. La Regione Emilia-Romagna ha questo ruolo di coordinamento e programmazione, e gli altri sono i comuni della nostra regione, dal comune di Piacenza fino a Rimini, e quindi
loro sono i soggetti attuatori degli interventi e i responsabili, i titolari delle prese in carico, quelle che noi definiamo prese in carico. I comuni hanno poi un rapporto di convenzione, possono avere un rapporto di convenzione con il terzo settore accreditato, cioè iscritto in un apposito registro nazionale. Sono organizzazioni che hanno appunto un riconoscimento, per lavorare in questo ambito. Poi c'è tutta la cosiddetta rete di sostegno. Questo è un lavoro che non si potrebbe fare senza rapporti con vari interlocutori. Dalle forze dell'ordine, alla magistratura, ai servizi sanitari, agli enti di formazione, al terzo settore in senso ampio e via dicendo, perché ciò che va fatto, rispetto a queste persone è un accompagnamento totale verso un'uscita da una situazione di vulnerabilità, quindi assistenza psicologica, sanitaria, lavoro, documenti, tutto quello che necessita, insomma. Negli ultimi anni questo aspetto, assieme anche alle dinamiche del fenomeno, è abbastanza cambiato. E bisogna fare intanto una distinzione. Per la prostituzione esistono ancora delle organizzazioni criminali che gestiscono, la tratta nel vero senso della parola, quindi dal reclutamento nei paesi d'origine al trasporto, allo sfruttamento nel paese di arrivo. Non è detto che queste catene siano fatte da organizzazioni criminali, con persone appartenenti alla stessa etnia, cioè possono essere più gruppi criminali provenienti da paesi diversi a gestire le varie fasi. Quindi è una situazione piuttosto articolata. Per quello che riguarda invece lo sfruttamento lavorativo è un po' diverso, nel senso che molto spesso le persone che finiscono per essere vittime di queste forme di sfruttamento ci si trovano, nel senso che magari arrivano nel nostro paese in maniera irregolare, poi proprio perché sono in una condizione di fragilità, sono vittime di organizzazioni che operano in loco, che vanno dai caporali e tutto quello che sappiamo anche dalle cronache, sono abbastanza recenti.